Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel non episodio di Crisis 2 con Dark Knight. Allora, dobbiamo andare a cercare lo scienziato pazzo, no? E mi ero ricordato che devo passare qua sopra. Allora ragazzi, adesso attenzione, non facciamo cazzate, ok. E andiamo di qua. Devo trovare sto scienziato, in poche parole. Corriamo un pochettino. Ah, mi ricordo che qua c'è un po' di gente, però aspettate che mi ricarico un attimo l'energia. Sono, diciamo, l'ultima resistenza prima del laboratorio. Quello di prima era il grosso con l'elicottero e tutto. Qua adesso dobbiamo uccidere un po' di gente ancora, però siamo quasi arrivati. Allora, c'è ancora un'altra, minchia quanti elicotteri. Ecco, quelli lì sono i cattivi. Allora, 1, 2, 3. Merda. Aspettate che passino gli elicotteri. Ok, gli elicotteri se ne stanno andando. Datevene, via, via, via da me. Ok. Adesso, o andiamo così ad ammazzare tutti brutalmente, oppure passiva. Pronti, fuoco. Babam, con lanciarazzi. Andiamo a far fuori gli altri. Cioè, guardate che distruzione. A uno. Quello lì morto, quindi rimane solo sto pezzo. Poverino. Ecco, questa deve essere la strada. Eccoci qua. Siamo arrivati al vero laboratorio. Ti mando giù l'ascensore, va bene? Sì, certo che va bene, muoviti. Oh, siamo arrivati al vero laboratorio dello scienziato pazzo. Che peraltro chissà chi cacchio è. Il tizio che ci ha dato la tuta ci ha detto di trovare lui, ma io sinceramente non è che mi fidi molto, Mi ha fatto prima raccogliere dei campioni alieni e se ne è fregato altrimenti la mia vita. Ora ho dovuto superare un casino di gente per ammazzarlo, quindi. E non crederai mai a tutto quello che è successo nelle ultime 24 ore. Ma va? Anch'io non ci credo. I suoi se la stanno vedendo brutta. E la Crynet è allo sfacelo più completo. È il caos totale. Wow. Salve. Prophet, io sono felice di vederti. Questa attesa mi ha quasi ucciso. Veramente non mi chiamo Prophet. Anche se mi chiamano tutti così. La roba che hai assorbito all'impatto ha attivato i sistemi della tuta come un flip. A natura virale. E la struttura di base del nanotessuto. Hargrave ha perso la testa, se credi di giocare. Dove parli? Sono qua, oh, imbecilli. Proprio lì. Ho attrezzato una curva, simile a quella sull'isola, solo che è un po' meno potente. Facciamo un check. Mi dovrei sedere? Ammazza. Sediamoci. Ah, un po' di riposo. Sì, lei. Tara Strickland, amico. Tara, la figlia di chi sei tu. Bel casino questo, eh? E Hargrave? Beh, chissà che cosa gli frulla in testa. Commissione effettuata. Attenzione. Sistemi online. Inizializzazione completata. Accesso alla memoria. Nano protocolli attivati. Scansione principale. Un momento, aspetta. Tu non sei Prophet. Minaccia rilevata. Che sta succedendo? Chi sei tu? Parla, ti ha mandato Arkane. Prova conta. Io non posso farlo. Ora tocca a te. Mi chiamavano Prophet. Ricordati di me.
posso andare avanti in questo modo. Non sono un agente speciale, io non sono come Prophet, capisci? Ci sono già, imbecille. Ah, dovevi chiudere la porta. Io non sono altro che un topo da laboratorio, è chiaro. Oh, guarda che bello. Maledizione. Prophet avrebbe dovuto darci una mano. I marini stavano venendo a prenderci. Ma adesso... Che cosa sai dei cefalopodi? Domanda stupida. Non sai un bel niente. Beh, vuoi che ti dica qualcosa io? Ci stiamo facendo fottere da un branco di calamarne. Ti sei mai chiesto che cosa hanno provato gli Aztechi e gli Inca quando sono entrati in contatto col vaiolo? Tu hai visto le spore, insomma... Hai visto che cosa fanno? Prophet continuava a dire di avere una soluzione. Scansione ultimata. Attenzione. Ma non è possibile. Rilevate nanorutine. Questo vuol dire che... Vettore di tessuto alieno. D'accordo. 21%. La tuta che stai indossando è fatta di un nanotessuto speciale. Semi-organico e inoltre autoriparante. Brevettato dalla Hargrave Rush Corporation. Esatto. Proprio quell'arte. Il progetto è roba sua. Prophet era un agente speciale. Hargrave lo reclutò per indossare la tuta, ma lui se ne andò. Quando tornò era come... era diventato mezzo umano. E così... Hai visto? Una subroutine virale in esecuzione negli strati profondi della tuta. Sembra un codice vivente e... Lo so, è come se si riscrivesse per far posto a qualcos'altro. Nuovi dati in arrivo, forse. Sai che cosa penso? Secondo me quello che hai di fronte è la biocodifica di qualche tipo di vaccino contro le spore. Non resta che decodificare questa roba. E io non posso farlo. Dispongo di una potenza di calcolo sufficiente, dovrei... Accidenti! L'unico posto a New York dove c'è questa roba è il laboratorio di Hargrave a Roosevelt Island. Il Prism. Ma è troppo lontano. Andarci adesso con tutti i centri che ci sono sarebbe un successo. Oh madonna! Merda! Sono qui! Merda! Merda! E vieni qua. Vieni via, imbecille! Dove cazzo? Vieni via, scemo! Oh, hai capito. Ascolta, sigillo le porte e vado all'uscita antincendio. Tu va fuori, devi trattenerli. Ah. Hai capito. Lui scappa, io faccio il lavoro sporco. Devo scendere, no? Ah, non devo scendere. Neanche il tempo di occultarmi, che già me li trovo davanti. Che cazzo fai? Chi è? Chi sei? Dammi la carta d'identità. Sei sotto arresto. Chi sei tu? Come osi? Oh merda. Che botta ragazzi, madonna. Mi gira un po' la testa. Oh, che dolore.
Insomma, ragazzi, che botta, che botta. Comunque avete visto in sostanza come girano le cose, appunto. Quegli alieni o calamari, come volete chiamarli, beh, ci stanno fregando tutti, ci vogliono uccidere tutti con le loro spore, e forse l'unico modo per salvare tutto è trovare una specie di codice che questo Prophet aveva nascosto chissà dove, mi sa nella tuta, e dobbiamo andare in questo posto chiamato Prisma per trovare questo vaccino alle spore. Ora vediamo dove siamo. Siamo... Ascoltami bene. Rilevo massiccia attività dei cell sulle strade intorno al posto di comando. A quanto pare i CEP li hanno spaventati. Prosegui verso la chiesa. Cercherò di aiutarti ad aggirare i sistemi di sicurezza. Ho capito. Introduciti nella struttura sentinale tecnologia per entrare al posto di comando cell. Ok, ora dobbiamo entrare nella base nemica. Salta. Guardate, guardate questo, guardate. Ecco, questo è quello che fanno le spore. Ciao. 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 Guardate. Guardate. Beh, non è che sta proprio benissimo, eh. Allora, andiamo avanti. Vediamo un po' che c'è qua. Munizioni. Allora, a chi dai della roba tecnologica? Poi ti vengo a prendere. Guardate questa gente. Oh mio Dio. Quella era una navetta aliena. Ammazza, oh. Quella mi sa tanto di cattiva. Dov'è che devo andare qua? Aspettate. Ah, qui se non sbaglio. Poi si deve scendere più o meno, no? Andiamo qua. Facci via, facci via. Vediamo un po' qua. Ah, qua forse. Gli elicotteri. E la miseria, che casino. Dobbiamo scendere qua. 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 Oh, guardate che tranquillità. Insomma, ragazzi, un bel casino. Davvero un bel casino. Cos'è? Ah, un barbecue. Qua, ah, c'è questo qui qua giù. Oh, madonna, stavo per cadere. Che morte davvero stupida sarebbe stata. Qua cosa c'è? Qua mi sfracello. Mica che devo scendere di qua. Ehi, oh, oh. Ah, siamo scesi in qualche modo, dai. C'è nessuno, yuhu. Oversight, qui Emerald 1. Abbiamo diversi chef diretti verso il posto di blocco Delta. Ah, ecco qua, ce n'è uno, due. Gli alieni, guardate. Che macello. Ehi, che bestia col carro armato. E la madonna. Guardate, guardate là. Guardate là. Sì, quello lì. Avete visto? Guardate. Guardate, guardate. Che palordi quei calamaretti. Aspettate. Oh, ma non muore, ragazzi. Cosa? Ah, è morto. Vi faccio fuori tutti. Schifosi calamari. Anche tu, oh. Siete tutti contro di me, no? Umani, non umani. Vi ammazzo tutti. Chi altro c'è? Chi altro c'è? Fatevi vedere. Sparano pure bastardi, eh. Come esatto? Vieni qua. Ecco. Mi ha fatto fuori quella via.
più al sud. Due. Eccolo. Oh no, oh no. Aia, che botta che mi ha tirato. Assaggia il Marshall, bastardo. No. Assaggia il Marshall. Che casino, ragazzi, che casino. Calamaretti, avete visto? I calamari, aveva ragione lo scienziato, eh. Oh, ma i calamari fritti quanto sono buoni, ragazzi. Aia. Devo affrontare pure gli umani adesso, eh. Se non sbaglio, si poteva fare un giretto di qua. Devi trovare il modo di aggirare. Come non riuscirò mai, oh? Che stai insinuando? Come osi? Io, Dark Knight. Ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Nel 10° episodio butteremo giù questo posto di blocco. Calamari, non calamari, tutti moriranno. Questo ve lo prometto. Da Dark Knight è tutto. Ciao a tutti.